Non ci credo. Ciao bambini. Guarda qua. Guarda qua. Ma sono o non sono un genio? Put the place up. Che conviene accendere un po' di luci? Oggi siete con me nella mia nuova casa in cui fa un caldo boia. In realtà qui c'è davvero un sacco di lavoro da fare ancora. Cioè ci sono gli amiibo tutti sparsi dappertutto, un macello. Almeno ho montato le zanzariere da solo, che bravo bambino che sono. Assassin's Creed! Qui pieno di manga e cose. E scusate, sì, sono torso nudo perché qui fa un caldo bestiale e l'unica mia fonte di rinfrescamento è questo signor ventilatore. Che direte voi, non è il top, però l'estate siamo a metà, ho detto, forse è un po' sciocco montare subito un condizionatore. Come vedete siamo all'interno di una mansarda, di una soffitta, ed è qui che farò il mio studio. Precisamente, lungo questo muro, ci saranno due scrivanie, quella là e un'altra da disegno, reclinabile. Infatti quella da disegno, guardate qua la magia, ho appeso una telecamera con un braccio, sono molto ingegnoso, in modo da poter fare l'inquadratura sempre verticale. L'inquadratura sempre verticale dei disegni. Non sono un genio? Genio! Il problema è che non volevo attaccare i pannelli sul muro perché non voglio rovinarlo. E vorrei anche un sistema dinamico in cui ho una telecamera fissa che mi scorre lungo il muro insieme ai pannelli. Quindi, dov'è l'idea? L'idea è questo pannello che ricoprerò dei pannelli fonoassorbenti, che sono questi qui, con questi qui sotto la mia ascella, che sarà appeso a dei binari, che vedete quello lì è il binario, al centro del quale ci sarà una luce ad anello che abbiamo qui, molto potente, e al centro della luce ci sarà voi, ci sarete voi, questa telecamera, con un sistema di aggancio e sgancio che non so ancora bene come fare. Ma il punto è che con la telecamera, che sarà quindi scorrevole su questo muro, quindi così, io terrò sempre questa inquadratura, che sarà l'inquadratura da disegno digitale, scorrendo, arriverà qua al disegno in carta, ok? E la luce verrà con il pannello e tutto. E se vorrò, potrò anche inquadrare il divano per fare video sul divano, in gruppo, ad esempio, perché anche Sabrina prima o poi mi verrà a trovare, lo ha detto e lo conferma, spero. Detto questo, direi di iniziare dall'apertura, aprimento, dall'apritudine della scatola con la luce. Vediamo. Vi prometto che prima o poi faremo anche un tour della casa, ok? Quando tutti i lavori saranno finiti. Dove ho messo le forbici? Le ho lasciate di sotto. Ma sono un genio. Ne ho un altro paio qui che sono un po' uno schifo, ma va bene, me le farò andare bene. E zio Peo che fa i tagli, quanto è bravo zio Peo. Quanto è bravo zio Peo, da 1 a 10, 15.000. Ok bambini, vediamo. Vi inquadrerò un po' più verso il basso perché sono un bravo zio Peo. E zio Peo è un bambino bravo. Ok, una scatola in una scatola. Non è geniale? Io amo le doppie scatole. Ah, quindi un'altra scatola se ne va giù per le scale. Ho appena ucciso Ezio Auditore. Comunque, tu vai giù lì. Ok. E questa sarebbe la mitica luce ad anello. Wow, non mi dite, c'è un'altra scatola nella scatola. Tripla scatola, signori, jackpot. No, una valigia. Una valigia in una scatola. Incredibile. Vediamo un po' com'è questa luce di zio Peo. È una miseria. Me lo immaginavo più facile. Allora qui velocizzerò un pelo. Mio Dio. Ok, questa è fatta. Adesso c'è da capire come Gian Cristoforo lo attacco da lì a lì. Forse ho bisogno di piastre a L, che forse ce l'ho, forse no. Adesso controllo, intanto ci penso. Ok bambini, adesso vi fa vedere zio Peo cosa ha trovato. Ho dovuto ritogliere i pezzi di plastica che ho montato prima, perché qui ci sono dei fori dietro. Quindi se smonto la luce e attraverso questi fori inutilizzati l'attacco con delle viti al pannello, dovrei aver risolto il problema. Quindi adesso provo questa.
Oh, e adesso questa la posso attaccare direttamente sul pannello, poi rimonto la luce. Sono sempre più orgoglioso di me questo periodo. Faccio tutte cose fai da te, perché chi fa da sé fa per un re. Sia chiaro che cambi il detto, lo cambio io. Ok, siccome adesso non ho l'avvitatore con me, intanto prendiamo le misure per attaccare i pannelli fonoassorbenti, perché dobbiamo ritagliare da questi un cerchio preciso per la luce. E... ah! Ah, il dito! Il piede! Ah, no, ai ai ai. Sono riuscito a rompermi la scarpa. Ho fatto un buco sulla scarpa. Si vede? Perché sono uno scemo e non sto attento. È qui. Ok, vi devo spiegare altre cose. Questi attrezzi qua, che sembrano usciti da un film horror e utilizzati appunto per tagliare braccia alle vittime, o arti in generale, perché no, tipo laccio emostatico, in realtà lo utilizzerò per creare una sorta di leva che mi arrivi lontano, in modo che io, avendo il muro a una certa distanza, visto il tavolo, posso fare così, prendere la leva e spostare il tutto, ok? Quindi sarà posizionata in alto, in modo che non mi impicci con gli schermi del computer. E adesso con questo nastro lo ricopro completamente, perché sennò è brutto da vedere. Gli farò fare troppi giri di nastro. Sono stanco. Sono dovuto scendere un attimo perché mi sono arrivate 50 matite. Ho fatto una super scorta. Ma adesso riprendiamo. Tranquilli, adesso mi rispoglio. Fa un caldo bestia qua. Adesso che ho capito dove vanno i fori, monto prima questi attrezzi che tengono la luce, poi riavvito il tutto al pannello e poi attacco la luce. Ah, mi manca un pezzo! Dove è andato? Signor pezzo, dove sei andato? Un pezzo maledetto di plastica. Ho trovato il signor pezzo! It's your fucking birthday. Ok, ci siamo. Ci siamo, bambini, ci siamo. Questi mi servono per creare la giusta distanza tra il pannello e la luce. Solo per quello. Finalmente è fissata! Yay! Yeah! Non ci credo, ce l'ho fatta! Non è incredibile, bambini, zio Peo ce l'ha fatta! È stata fissata, vedete che non si muove più. Ci ho messo una vita. Ora passiamo ai pannelli, che attaccheremo con dei chiodini belli carini, senza usare colle e cose strane. Cerchiamo soluzioni semplici ed efficienti. It's your fucking birthday. She said, do you love me? I tell hello, repartly. I only love my bed, my mama, I'm sorry. È ben posizionato questo pannellino? Sembra di sì. Ok, la soluzione di questi chiodini non è ottimale, perché se io tiro su, viene via. E cosa rimangono? I chiodini. Come potete vedere qui c'è un chiodino, che adesso come cacchio lo tolgo? Comunque dovrò andare con le viti. Hey, you know me. E... Mi sono scordato di questa cosa, che tra l'altro deve andare qui. E anche questa è fatta. Solido, rigido e servirà come leva per scorrere. Perfetto, un buco perfetto. Accidenti. Quanto è bravo zio Peo. Ho
Ok, questi qui invece sono i carrellini che vanno dentro i binari a cui sarà appeso il pannello. E adesso attacco questi. Dici Paolo, perché non l'hai montati prima di attaccare questi? Perché sono scemo, si vede che stavo pensando agli unicorni. Iniziamo o proseguiamo. Bene, ho finito di montare tutti i pannelli, che non fanno tutti uguali, perché se no, secondo le mie misurazioni, sarebbero perfetti. Invece, qui c'è uno spazio perché li tagliano evidentemente non in modo identico. Quindi io adesso aspetto un amico che mi aiuterà a forare il muro, quel muro, su cui metteremo i binari, quei binari, su cui appenderemo l'intero pannello, quel pannello. Ma quanto è bello e quanto sono stato bravo. Per questo ci vuole un sacco di mi piace, proprio un mi piace proprio sentito dal cuore vostro, proprio pium, che mettete a questo video. Quindi rimango in attesa che arrivi questo amico mio e facciamo una transizione a rotazione, perché ho le fisse con questa transizione. Tra 3, 2, 1, e eccoci tornati, siamo pronti per installare il mitico pannello che andrà qui, e l'ho detto fin troppe volte che andrà qui. I binari sono pronti e piccolo spezzone in cui l'ho montati. Allora bambini, vedete queste staffe a L? Queste staffe qui? Beh, sto male da quanto tempo ci ho messo a montarle. Non è stato per niente facile, perché dovevo ficcare la vite in questo buco in cui non entrava. Pensa te. Adesso questa andrà attaccata al muro e quindi siamo pronti per iniziare. Pronti? Siamo pronti. Ah, matita. Deciso, è così. Ma cosa viene la livella? Io non faccio niente, io faccio fare. Questo è il potere. Questo è uno stopper come chopper. Qua il muro si è smandrappato, ma lo teniamo così. L'ultimo buco? Ci faranno un film, l'ultimo buco. Fatta per bene. Mio Dio, si vede proprio che c'è una curva su... Si vedrà al video? Si vede al video che c'è una curva tipo... Non è perfettamente dritta, ma l'importante è che scorra. Adesso quindi montiamo quello. Yeah! No, no, facciamo che Giorgia tiene la telecamera e noi montiamo il pannello. Perché questo è un momento magico. Bambini, siamo per montare il pannello, vi lascio in buone mani. Lui è entrato! Ah, mamma mia! Non c'è più che maggiore! Wow! Cosa? Ma pensa! Wow! Che spettacolo! Che roba bella! Attacchiamo la luce, eh? Wow! Ta-da! Mamma mia, pure figo da vedere. Cioè, proprio figo da vedere, guarda. Wow! E quindi qui c'è la magica leva che non mi fa avvicinare. Cosa? Dove va? Dove va? E poi lo risposto io. Ma funziona alla grande. Adesso proviamo a posizionare anche la telecamera. Non ci credo. Ciao bambini! Guarda qua. Sono o non sono un genio? E quindi quando io sarò qui al computer voi sarete lì. Poi dico, no, andiamo a disegnare su carta alla scrivania quell'altra. E la telecamera si sposta? È perché non è abituata ancora a dovere rigido. Ciao Polletti. Guarda te. Quanto sono felice e soddisfatto proprio. Put the place up.